cantante dizione. Mancando anche tu, e mi manca mancarti, sapendo che in fondo un po' mi mancherai. Chissà se ti mancherò, perché mancarsi è universale. Chissà se ti rivedrò, perché mancarsi fa più male di non averti più, di non amarti più. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di te? Mi manca guardarti mentre dormi, mentre parli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro e sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. C'è che sto bene con te e che mi manchi anche quando ci sei. So che stai bene con me e se ti manco qualcosa c'è. Mi manca guardarti mentre dormi, mentre parli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di me? Bene, 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 promosso, dai, promosso H7, che proprio sabato, dopo il serale di Amici, ha scoperto, insomma, di essere premio disco d'oro e hanno festeggiato tutti insieme. Caspiterina, ma siccome io sono un po' ignorante in materia, ma partecipa all'edizione di quest'anno? Sì, sì, assolutamente. Lui, sia lui che San Giovanni, di cui parlavamo prima e che non tornerà. Ci siamo filate. San Giovanni tornerà. Intanto vediamo, parliamo un po' di grandi, di big, di leggende. Sì, sì, andiamo un po' alla 93esima edizione degli Oscar, dove avevamo questa nomination per Laura Pausini, che non riesce l'exploit con Io sì. Alla fine di una notte, visto come l'ha detto, Io sì, indimenticabile, anche senza premio, Laura Pausini addenta un hamburger e posta allegra la foto su Instagram. Ecco come finiscono di solito le serate delle mie nomination, così dice. Per Laura, tutto il suo paese, Solarolo, ha fatto il tifo. Non ha vinto l'Oscar. Battuta, voleva fare all-in quest'anno, lei. Battuta sul filo di lana dalla grintosa Hair di Judas and the Black Messiah, ma in ogni caso riparte da Los Angeles da vincitrice. Ha cantato in Mondovisione, Io sì, dal film con Sofia Loren, La vita davanti a sé. Sulla terrazza, pensate, del nuovo museo del cinema, progettato poco, niente di meno che da Renzo Piano. E con lei per la prima volta un brano in italiano è arrivato sul prestigioso palco dell'Academy. Insomma, un'esperienza irripetibile. Laura Pausini credo che sia ugualmente felice. Ma no, io voglio darti una notizia più interessante e voglio rilanciare, perché tu non ami gatti. Miau. Non ami gatti, ma sai come puoi fare amicizia con un gatto? Devi strizzare gli occhi e sbattere le palpebre. Eh sì, prova. Oggi proverai con quel gatto che ti fa i suoi bisogni sul davanzale da 4 anni. Stringere gli occhi o sbattere lentamente le palpebre può aiutare a fare amicizia con i gatti. Puoi ammazzare questo che abbiamo qui sotto intanto. Questi gesti infatti sono interpretati dai felini e corrispondono al sorriso degli umani. Che bella notizia. Interessante. Ma dai, chi è che di noi è un gatto? Io ho un gatto, ma andiamo in musica. Beh, vedi se ci riesci. Oggi. Andiamo in musica? Andiamo in musica con Chiamami per nome, alla 7ª posizione della classifica Fimi, Michelin featuring Fedez. No, se ci riusciamo, mi rifiuto. Allora, io questa mattina abbiamo un problema. Voi, siccome ci conoscete, sapete che siamo noi non sempre, siamo così. Che noi non siamo così, però questa mattina siamo così. Quindi vedi un po' se la troviamo. No, altrimenti io vorrei parlare, vorrei lanciare Rama. Andiamo con Rama, dai, nome d'arte che in lingua malese vuol dire ritmo
e si posiziona al quinto posto dei brani dei singoli più venduti questa settimana con La Genesi del tuo colore. Non sarà la neve, a spezzare un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce ormai. Ora che sei qui, io sono qui. Ci vestiremo di vertigini mentre un grido sploverà. Quando viene, mai smetterai, canterai, perderai la voce, andrai, piangerai, ballerai, scoppierà il colore. In diretta su CRT, le 10 e poco più e 54, sono quasi le 11 e è già trascorsa un'ora di questa prima puntata di Noi Non Siamo Così, che vi terrà compagnia il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12, quindi ragazzi state ben sintonizzati. Abbiamo ascoltato Irama con La Genesi del tuo colore e è il tempo di dare spazio a qualche curiosità. Si parla tanto di coprifuoco, ma non so se voi sapete, mie care Cillis, da dove ha origine questa parola coprifuoco. Pensate che viene da coprire il fuoco. Oh, che grande, guarda, scoperta! Non avrei mai potuto immaginarlo.
e ha origine da un'antica usanza medievale, che era quella di coprire il fuoco nella propria abitazione per evitare degli incendi notturni, un'usanza che derivava da obblighi e ordinanze locali nelle città medievali, dove ovviamente predominava l'uso del legno anche nell'arredamento. Era di stretta necessità il fatto di coprire il fuoco dei caminetti e dei focolari prima di andare a letto, proprio per evitare di finire arrostiti. Capito? Mamma mia! No, non l'avrei mai detto, guarda. Ma... pensavo dipendesse da punta un asteroide, cioè una cosa del genere. Ma qua siamo simpatiche questa mattina. Molto simpatiche. Tipo, vi siete mai chiesti... a proposito di gatti aggrappati. Vi siete mai chiesti come mai non abbiamo fatto la... non facciamo la puntata il lunedì mattina? Perché siamo anche peggio, pensa, quindi... il martedì siamo così, pensate il lunedì come stiamo. E intanto io vorrei lanciare una bella notizia che ha visto completarsi sui social con delle immagini confortanti: tatuaggi estetici per chi lotta contro il cancro. Questi tatuaggi sono un modo per riprendere il controllo, fa parte del processo di guarigione di qualcuno ed è un onore. L'immagine è pensata ed è realizzata con cura ed empatia e quindi la guarigione avviene. Praticamente ci sono questi tatuatori che vanno a lavorare sulla parte del seno dove si è intervenuto, e in questi giorni proprio la regione Lazio rimborserà il costo totale dei tatuaggi estetici che sono serviti alle donne per coprire le cicatrici dopo una mastectomia. Insomma, è una grande conquista. Parliamo di donne, abbiamo cercato di lanciare prima questo brano che si è ben nascosto, quindi lo sì, fai sì, tu. Sì, 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 alla settima posizione, sempre lì è rimasta. Chiamami per nome, Michelin featuring Fedez. Oggi una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna. La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine. Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. Che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. In ascensore spreco il segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, ho un angelo custode sadico, trovo una scusa ma che cosa cambierà? La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare. Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, venendo qui da solo, vedendo il buio, prendo come noi siamo. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. Sembra di morire quando parli di me in un modo che odio. Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono. Sotto questo temporale piove sulla cattedrale. Rinunceremo all'oro scambiandolo per